Lui si chiama Roberto, vive dalle parti di Brescia ed è un adorabile ragazzone di 45 anni con un cuore davvero grande. Qua a Quinzano mi chiamano il gigante buono, quindi sono sempre a disposizione degli altri. Se mi chiamano anche alle 3 di notte io parto e vado. Nel lavoro, nella salute, in qualsiasi cosa sono fortunatissimo. L'unica cosa è la ciliegina sulla torta, che è l'amore. Eccole! Buongiorno, ciao, piacere di conoscervi. Wow! Roberto, vedi per la prima volta alcune delle cittadine che hanno scritto per te. Ok. Voglio che sappiate che non è così. Perché una l'hai già incontrata. Sì. Perché, Iovana, cosa hai fatto? Sono venuta in cascina e ho chiesto se vendevano le uova ai privati, in modo da farmi un'idea della cascina, vederlo in faccia. E altre sono molto arrabbiate, che sono già passate. Insomma, nella fattoria di Roberto è esploso quello che potremmo ribattezzare l'uovo gate. Guardiamo se scatta qualcosa a pelle. Piacere. Allora, io ti ho portato i semi di zucca bianca. Vuoi provare a seminarle? Ma subito? Andiamo. Subito. Chi lo fa il lavoro? Tu hai portato i semi, no? Ah, tu hai portato i semi, io devo lavorare. Adesso metto questo, basta. Sei stanco? Abbastanza stanco. Pensa un po'. Un'altra fila, no? C'è già imposta, cioè mi ordina già quello che devo fare. Quante zucche ti servono? 50. Ehi, calma. Ha un carattere tosto, però dall'altra parte è veramente bella, poi con la coda così è veramente bella. Tu vuoi una contadina che lavori con te? Che mi dia una mano, sì. Cambiarti la coltivazione, magari. Bel campo pieno di tulipani? Ma no, i campi no, i campi coltivo io, punto fine. Ah sì? E coltivo quello che voglio io. E non metti i miei tulipani? Assolutamente no. È come se quello che emana è tipo non desidera me. Non mi dai un bacio? No. Va bene, niente. Ragazze, potete venire per favore? 1, 2, 3, 4. C'è un'assenza. Ah, proprio scalza sei andata via? Certo. Che è successo? Niente, dovevo fare una camminata. Perché mi ha fatto incazzare? Non si fanno queste cose. Non ti sei comportata abbastanza bene. Cioè, non è che una prenda su e va a fare i cavoli suoi. Io ti aiuterò. Ok. E ti cambierò. Cioè, aiutami, ti aiuterò a cambiare. Buongiorno. Buongiorno. Ma che si combina la tua amica? Cosa è successo? Si è divertita tutta la notte. Ma che fare? A sbattere le porte, a sbattere le sedie, a uscire, a entrare. Telefonate lunghissime tutta la notte a voce alta e poi non si è più vista. Gio! Non c'è, è scappata. Tanto ti ripeto, ma ce la ritroviamo fra un po' qua. Dici che torna? Sì. Scommettiamo 10 uova? Ioana, buona vita, la cascina del gigante buono per te è chiusa. Ciao. Troppa grinta, troppa forza ci metti. Calma. La tiranetta non è che mi spaventa, anzi. Penso che ti diverti un sacco con lei, Ma Dio, cammina! Francesca è totalmente diversa, sensibile, affettuosissima. Mi piace di una qualcosa, di una dall'altra. Come fai a vivere qua se non ti piace l'odore di galline? Dimmelo. Dimmelo. Ma io sto parlando con te. Ma a te che cosa ti interessa? Non dovete litigare. Oggi io la vado a spacca. Lei è molto signorina, quando va giù è così, proprio. Ci vuole sempre un po' di certo, sex appeal in tutto. Sono d'accordo. Il vigile che mi ha messo la multa. Al professore che mi ha bocciato, bastardo. Oh, funziona. Brava!
how you can speak right to my heart. Ti mette tranquillità, ti mette a tuo agio, è proprio la semplicità che ha. Faceva tanto la dura, ma alla fine molto dolce. Buona serata. Buona serata, arrivederci, grazie Bill. Dai. Penso che l'ha capito che un po' mi piace. Vedi. Se volete, ragazze, potete fare anche il contrario. Lei toglie. Gliel'ho chiesto, non ha voluto? Sì, non c'è problema. Muoviti. Oggi a me mi ha esaurito. Basta, io non lo farò più. Perché? Che mi sono stancata. Io oggi non gli ho dato delle sfide, ma alla fine la sfida se l'ha fatta, se l'hanno creata loro. Oh, scusa, non mi sono accorta. Poi te lo ributto giù, No! No! Ah, guarda, io non ci ripasso, te la vedi con Roberto. Dai, sediamoci 2 minuti. Stasera volevo passare un po' di tempo insieme a te. Ah! Ottima scelta. Hai scelto bene questa volta. Andate, andate, andate in pace, andate. No, la Franci sta prendendo veramente punti, parla, tranquilla, non ha fretta. Se mai dovessi scegliere me, io non farò la contadina. Ti posso aiutare ogni tanto. Ma sicuramente. Possiamo anche... O preferisci che io venga da te? No, non ti farei mai lasciare i tuoi campi, ma non esiste. Non ti chiederei mai una cosa del genere. Io ho visto la passione che ci metti. Ho deciso di proporvi se tutte e due volete passare un paio di giorni con me. Pensavo che lui, senza batter ciglio, scegliesse me. E poi invece mi ritrovo in questa situazione ancora nebulosa, poco chiara e... non mi piace. Ho sentito, come dire, una situazione sporca. Tutti abbracciati, baci, molta complicità, feeling. Cioè, me li ho proprio visti davanti all'improvviso e non ce l'ho fatta. Mi viene da ridere, perché se la vera motivazione sono i bacetti, sono delle bambinate, cioè voglio dire, per un bacetto sulla guancia, per un abbraccio. Cioè lui in cucina è stato capace di sbaciucchiamenti vari, toccatine molto vicine. Cioè a me quelle mani che hanno toccato qualcun altro prima non mi piacciono, che poi si appoggino su di me. Non sono mai stato così confuso, perché sul lavoro sono abbastanza preciso. In questo caso mi sento insicuro, cioè mi capita solo in lavoro. E di solito quello che scelgo sbaglio.